leggerò una poesia della raccolta Calliope Teasing, intitolata Tough Stuff. What then is the reason for so much affliction? Tough stuff. What then is the reason for so much affliction? That our minds are always in motion? Difficulties one finds in communication? No. For nevertheless we err the maddening enclosure and in containment find relief. At every trap of torment, perfect composure in perfect grief. Roba violenta. Qual è dunque la ragione di tanta afflizione? Che le nostre menti sono sempre in movimento? Difficoltà che uno trova nella comunicazione? No, perché ciò nonostante, noi aeriamo la chiusura che fa impazzire e nel contenimento troviamo sollievo. A ogni trappola del tormento, perfetta compostezza in perfetto affanno. Volevo ringraziare Frederick che ha letto la poesia in inglese e volevo dire due parole su Luigi. Non sulla vita di Luigi perché ciascuno di noi ha fatto un pezzo di strada con lui e quindi ognuno ha i suoi ricordi e io non ho nulla da aggiungere. Diciamo che posso parlare con cognizione di causa degli ultimi 4 mesi di Luigi perché mi ha concesso l'onore di accompagnarlo. Dunque, io vorrei, per spiegare questi 4 mesi in 2 minuti, concentrarmi su 2 parole chiave, che sono sicuramente serenità e coraggio. Una serenità assoluta, sin dal nostro primo incontro, in cui, anche abbastanza scocciato, mi ha detto che ma figurati se ho paura della morte, io penso alla morte da quando sono nato. Ci lavoro, è il mio lavoro, la poesia, io penso alla morte da sempre, quindi non sono affatto impaurito da lei, è una cosa che fa parte della vita e che quindi capiterà a tutti noi e subito questa serenità ha molto colpito e mi ha dato anche molto coraggio nell'affrontare le settimane successive e questa serenità è continuata fino all'ultima mail in cui mi dice no, non ti preoccupare, stai tranquillo, tanto ho proprio capito che la vita è la morte è il compimento assoluto della vita, scritto in una mail 3-4 giorni prima di morire. Quindi la serenità è un coraggio incredibile che non so quando mi capiterà di incontrare, anche su me stesso, nel proseguo della vita. Ecco, il momento della commozione e il momento del dolore vero, forte, arrivava quando pensava al fatto di non rivedere più voi, le persone che amavo, noi, le persone che ha amato durante la vita. Ed è per questo che credo che abbia deciso di dare a ciascuno di voi una lettera autografa, scritta, personale, proprio perché non avrebbe letto l'afflizione dell'addio. Ecco, il momento proprio commovente, terribile, era quello nel pensiero dell'addio, proprio nel pensiero di non vedersi, non vedere più certe persone a cui ha dedicato queste parole. Quando muore un poeta, per fortuna rimane la sua opera che è lì, molto orgogliosamente mi ha mostrato 8 cartoni di appunti per un libricino grande così e un DVD, quindi l'opera finale sta in 2 tasche. Ma è un lavoro di tutta la vita e quindi penso che
rileggere, ristudiare e valorizzare la sua opera sia il nostro compito per il futuro, attraverso l'Associazione della Poesia che adesso presiedo io, e per fare questo, cioè per proseguire la sua opera, per fare tutto quello che lui avrebbe voluto fare, cioè le mostre alla Cappella Gandini e quant'altro, ovviamente noi, dico noi perché io, Caterina, Salomè e Giacomo Rosselli, abbiamo bisogno del vostro aiuto e quindi ci rivolgeremo.